Quindi, per discutere, diciamo, appunto, di un progetto, per un canone in cui le restrizioni sono quelle di non usare, di usare soltanto sinusoidi da una parte e di usare e di non usare la scala cromatica temperata, ma usare una collezione di frequenze scelte in un altro modo. In queste restrizioni, per esempio, io non ho detto che le frequenze non debbano muoversi all'interno delle singole note. Ok. Possono muoversi e fare quello che si ritiene opportuno fare, ma perché anche questo è importante. L'altra cosa che sulla quale potremmo ragionare è, siccome io non ho dato limiti su come deve essere, per esempio, configurata la replicabilità delle frequenze, cioè, per esempio, non ho detto che ci debba essere un rapporto d'ottava. Potrebbe esserci un altro tipo di rapporto. Un'ottava e una quinta, un'ottava e una terza, un rapporto qualsiasi, invece che se fosse il rapporto, se fosse 3 invece che 2 sarebbe un'ottava e una quinta, no? Se fosse 5. 5 mezzi sarebbe un'ottava, una terza e così via. Oppure anche più stretto. Un rapporto di 7 quarti sarebbe un rapporto di una settima, minore. Quindi un rapporto più stretto all'interno, più piccolo di un'ottava per la replica. E poi, allora, il ragionamento potrebbe essere sulla quantità di note all'interno di questo intervallo. La quantità di note, allora, se ragioniamo in termini così di storia e di esperienza, sappiamo che se mettiamo meno note sarà più, adesso lo dico generalizzando un po', cioè distribuendo le frequenze nell'arco appunto dell'intervallo di ripetizione di base, se uno le distribuisce in maniera più o meno temperata, cioè equabile, cioè tutti gli intervalli alla stessa distanza, cosa che per esempio è un'altra restrizione che non ho posto. Io non ho detto che non voglio la scala cromatica dodecafonica temperata, ma altre scale temperate o meno sono possibili. In generale, se si prendono meno intervalli, c'è più caso che questi intervalli, è più probabile che questi intervalli siano consonanti. Perché questo? Beh, si capisce abbastanza facilmente. Siccome appunto abbiamo detto che la dissonanza è in ragione delle bande critiche, le bande critiche si trovano relativamente vicine, diciamo, ai semitoni, no? Se uno prende degli intervalli più grandi, sarà difficile che si trovino in banda critica diretta. Poi ci sono delle bande critiche indirette, Indirette. no? Nel senso che sono quelle che attraverso una moltiplicazione, cioè sono bande critiche, se vogliamo, di ordine superiore, ma quelle sono meno dissonanti. Questo per dire che la scelta del numero di intervalli che si decide di prendere è direttamente legata appunto all'idea, se tu
se tu vuoi essere, tra virgolette, diciamo, più consonante o più dissonante, ma non si lega all'idea che la consonanza è un fattore culturale, cioè una cosa alla quale tu sei abituato e per cui suona bene perché ci sei abituato, ma per un altro motivo, per un fattore psicoacustico. Capisci quello che voglio dire? Cioè, rispetto al discorso che facevi tu prima, dice, io vorrei fare qualcosa di consonante. Che non fosse troppo dissonante, ma no, in qualche modo. Io voglio dare una continuità al pezzo che non sia cioè che non sia sulla scala temperata, quindi non sia, diciamo, non è abituato il nostro orecchio, no? Però senza doverla per forza creare troppi battimenti, farla troppo dissonante, creare, non lo so, quindi quello è un po' quello Allora, che mi blocca. ragioniamo su questa cosa, perché questo questa, diciamo, è una scelta interessante. Cioè, come faresti? Che ragionamenti faresti per fare una cosa del genere? Ragioniamo per il momento solo sulla scelta degli intervalli. Ok, intanto darei, penserei a una melodia, calco almeno quello che sto facendo, poi non so se è giusto o sbagliato, penso a una melodia e a come strutturarla poi dopo subito in canone, con degli intervalli che siano consonanti per poi spostarli, non so se è giusto perché io per consonanti intendo, cioè li penso sulla scala temperata, quindi ne so, un intervallo di terza, di quinta, anche di quarta, e per poi magari spostarli con un quarto di tono, comunque con più di un quarto di tono, eccetera, però comunque sempre tenendoli insieme, quindi magari sposto di un quarto di tono la prima melodia e la seconda melodia magari scendo invece di un quarto di tono, quindi lasciandoli comunque magari consonanti in alcuni punti, però sempre con un criterio. Non so se è questo, ecco, non so se è giusto, per esempio. Sì, ma tu stai già un passo avanti, nel senso la melodia ha già, diciamo, cioè io stavo ancora alla scelta delle frequenze. La Ah, melodia, ok. ha un criterio ritmico, ha un criterio, di scelta all'interno della scelta delle note, quali note prendere, no? Quello. Però, per esempio, potrebbe essere interessante fare un sistema, perché, ecco, quello che io vorrei, sul quale vorrei focalizzare la vostra attenzione, è che veramente potete, in questo caso, liberarvi completamente dagli schemi, di costruzione delle scale che conosciamo. Per esempio, ti proporrei intanto una scala che non ha il rapporto d'ottava, ma un rapporto forse un po' più ampio, un po' più largo di replica. Capisci che la nostra scala, quella temperata, dodecafonica, ha un criterio di replica che è legato all'ottava. E che significa che se io dico la, lo dico sia che sta un'ottava sia che sta un'altra, cioè il la si identifica con tutta una serie di frequenze che però sono diverse tra loro, no? Sono il doppio una dell'altra, ma insomma, per noi, questo è un fattore identitario, no? Allora, la stessa forma. Allora, noi possiamo decidere di cambiare questo fattore identitario, non metterlo per esempio su un'ottava, ma metterlo a un altro intervallo. Naturalmente questa cosa ha delle implicazioni, perché l'ottava esiste comunque, non è che la possiamo levare. Esatto, quella è la cosa che Però perché se uno si può fare degli esperimenti. Cioè, sì. siccome l'ottava
La cosa che ha è appunto diciamo, la ricorsività di due cicli all'interno di uno, che è la cosa più scontata, però uno può fare cinque cicli all'interno di quattro, che è una terza, oppure cinque cicli all'interno di due, che è un'ottava e una terza, no? Come ripetizione. E una ripetizione più ampia, in linea generale, secondo me, consente una maggiore consonanza degli intervalli tra di loro. Ora, senti questa cosa, cioè senti se ti convince. Per esempio, uno fa una scala pentatonica Ok. all'interno, o pentatonica o tetratonica anche, cioè quattro note soltanto all'interno di un'ottava e una terza, mettiamo conto. Diciamo, ok. Poi però, appunto, attorno a queste quattro note mette, diciamo, delle super sensibili, cioè delle note a un quarto di tono, distanti un quarto di tono dalla nota in sé. Diciamo che uno c'ha la nota A e c'ha due piccoli satelliti, no? Uno sopra e uno sotto, che si trovano a un quarto di tono. Ora, il quarto di tono è una nozione un po'. Quale quarto di tono? Quarto di tono temperato? Vabbè, diciamo che Esatto. ci può stare. Ecco, tipo un quarto di tono temperato, diciamo, per quanto riguarda il compito, conta come sistema temperato o No, perché come... non fa parte della scala cromatica dodecafonica. Ok, quindi Aspetta. basta Vabbè, che sia fuori dalla scala cromatica dodecafonica. questa è la restrizione che ho messo. Poi dopo voi potete anche combattere queste restrizioni e dire basta, no, 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 ma io non penso posso sia, farne cioè, a no, meno. Ma penso sia invece. giusto, però per uscire da tutto ciò è Eh difficile beh, per comunque fare il compito. abituarvi a pensare cose diverse. Esatto. Guarda, ti faccio un disegno adesso su come penso, cioè come potrebbe essere una cosa del genere. Allora, aspetta, che adesso viene fuori. Adesso lo condivido. Allora, mettiamo conto che noi abbiamo il nostro spazio, facciamo i riferimenti, questo è il nostro spazio intervallare, che è fatto così. Allora, questo è l'asse delle frequenze. E adesso il nostro intervallo di ripetizione ciclica lo mettiamo qui, e questo è, allora, se questo è 1, aspetta, se qua ci mettiamo 1, qua ci mettiamo 5 mezzi, facciamo un'ottava e una terza, quindi la nostra ottava si troverà qua. Tanto l'ottava ce la mettiamo tanto per avere un riferimento. Facciamola così, la mettiamo qua. Lo vedi? La mettiamo chiara perché non deve essere. Questo è 2 a 1. Ok, adesso se noi dividiamo questo spazio in maniera in forma temperata in quattro parti, allora questo, cioè in realtà non è così perché è appunto, se è temperato vuol dire che Contatto. l'asse delle frequenze si muove geometricamente, Sì. ok?
però facciamo finta che per capirci, noi avremo che un intervallo è lì, che un intervallo è qua e poi gli altri due stanno qua. Quindi uno è poco fuori dall'ottava, o forse ok. Adesso, vicino a questi, aspetta, fammi vedere se riesco a... vicino a questi qua, uno ci può mettere, facciamo 2/4 di tono temperati, così. Accanto a ognuno di questi. Questi li facciamo in blu. Questo è un sistema che possiamo benissimo adottare, nel senso che è perfettamente legale, solo che guarda cosa succede. Uno è proprio sull'ottava o qualcosa del genere. E naturalmente qua ce n'è anche, aspetta, ce n'è uno qua ovviamente e uno viene troppo grosso. Ok, adesso se lo ristabiliamo l'ordine qua. Ok, questo è un sistema plausibile. Allora, la scelta delle note, quale deve essere? Per fare la melodia, per dire. Queste le note blu possono essere delle appoggiature, Ok. no? Adesso il punto è verificare il funzionamento di questa roba, non è che dico che funziona. Certo, sì. Per Ah, esempio, queste sono le note tonali. Aspetta che qua sto ancora fuori. Queste sono le note tonali, no? sì. Questa e naturalmente anche questa. Questa è proprio la tonica. Questa consonanti o tonali. Questa e invece quelle blu sono le appoggiature. Non so. Cioè sono delle sorte di sospensioni, no? Però la cosa più interessante è che secondo me qua questa cosa non è questa, eccetera, no? Come appoggiature? Dove stanno così vicino? Sono funzionali oppure, cioè, sono appoggiature poi della consonanza? Sono No, aspetta, funzionali? sospensioni. Beh, dipende come appunto qua. Qui il problema è come elaborare poi la melodia, perché la melodia non è soltanto scegliere le note, la melodia è capisci che poi tutto questo si ripete pari pari.
Adesso, se vuoi, un sistema del genere lo costruiamo facilmente. Questo e così via, no? Allora, aspetta che lo salvo. Mettiamo conto che questo lo chiamiamo sistema Milo. Giusto per ricordarci, eh. Perché dalle sue appoggiature, no? Immagino che debbano poi risolvere. Appunto, ma queste risolvono sulle note tonali. Esatto, ma dalle sono così vicine, l'orecchio le percepisce come appoggiature o non. Secondo me sì, però possiamo provarle. Ah, sì. Allora, adesso ce le costruiamo, adesso mollo questo e ce le costruiamo in aspetta, prendo un altro, ce le costruiamo in octave, tanto per farvi capire come uno può ragionare su queste cose qua. Allora, aspetta un attimo, vediamo se ce n'ho un altro meglio. Questo, prendo questo qua. Vabbè, questa era la roba che volevo fare per questa settimana, ma invece mi sa che andremo alla prossima. Ma No, se viene Leonardo le faremo oppure comunque salviamo ma un se po' vuoi di. le facciamo, ma il problema è che poi le dovremmo rifare, quindi non è che sono contrario a farle, abbiamo Ah, per me possiamo tre anche fare, al limite se poi siamo costretti a rifarle, ne non ripasso un po', però oppure ore. che fa. Aspetta un attimo, fammi vedere. Che settimana? Dunque, noi siamo il 15, quindi la prossima settimana è il 22, no? Così creo già la Intanto mi cartella spiace de... che ci fermiamo proprio. No, ma io non voglio fermarmi, ma d'altra parte se i tuoi colleghi non seguono, non è che... Allora, tu... vabbè, adesso vedremo che cosa facciamo oggi, che cosa non facciamo. Comunque, Intanto sono curioso cominciamo... di sapere questa cosa. Ok, allora adesso ci facciamo un file che invece lo facciamo in octave, sistema Milo fatto in octave. Fatto in octave e quindi... Allora ci pigliamo una frequenza di riferimento di base che diciamo che sarà il Do, no? Tanto per non sapere né leggere né scrivere. Tu ci vedi? Stai vedendo il terminale? Stai Sì, vedendo ci dove vedo, ci scrive? vedo. Questo è il Do con il La, diciamo, intonato a 4,40, possiamo starci. Allora, adesso la nostra base d'ottava, cioè la nostra base di replica, diciamo che è 5 mezzi. È uguale a 5 mezzi. Poi abbiamo detto che mettiamo quattro note, il numero delle note è 4. Quindi noi ci abbiamo... Allora, facciamo un attimo di... conti. Allora, le nostre frequenze, facciamo una prima ottava, poi dopo lo faremo altre. Le nostre frequenze sono organizzate così. Adesso facciamo proprio le note vanno da 0 fino a n note meno 1, cioè da 0 a 3, sono 4 note, no?
E quindi noi prendiamo le nostre e le frequenze sono queste. Le frequenze saranno quindi calcolate in base a Do che moltiplica la base replica, la variabile che si chiama base replica, punto elevato a note fratto n note, per cui questa cosa qua ci dovrebbe già dare le frequenze. Vediamo se funziona. Allora, chiamiamo octave e facciamo il sistema Milo. Le frequenze sono queste. 261 328.98 413 67 520. Allora, abbiamo evitato la quinta perché qui secondo me ci abbiamo. Vabbè, possiamo metterci come riferimento possiamo metterci come riferimento le note temperate, va bene? Scala temperata, ce la facciamo qui, questa è Do per 2 punto elevato a 0,11 fratto 12. No, questa è la scala temperata. Quindi vediamo un po', qua gli potremmo dare anche dei nomi, ma diventa troppo complicato. Non potremmo fare in Python questa storia. Arrivo, Sì. allora, sistema Milo, eccolo. La scala temperata è questa. Quindi 328 sta più o meno, ecco, 329 è la quarta, perché questo è do diesis re, re diesis mi, no, è una La terza. terza, è Sì, la terza. molto vicino a una terza, Effettivamente, sì. e poi 413 è molto vicino a 400. Questa è una buona scala, perché quella è una sesta minore. Sostanzialmente è la scala di Bartok questa, però ritarata su. Cioè Bartok aveva fatto questa armonia tetrapolare, no? Che c'aveva quattro poli a distanza di una terza minore. E su per giù ci siamo, perché questa è una terza minore, una sesta minore, 413, poi 520 è molto vicino all'ottava, perché l'ottava è 523. Eh sì, vicino. E beh, se io prendo Vicino di quasi. do e lo moltiplico per 2, ma sì, ma non si sente, questa, ti sfido a sentirla. No, infatti sì. E no, e allora il problema è che questo bisogna fare, bisogna vedere Però se come si dovessi replica. utilizzare quella scala lì, dovessi utilizzare la frequenza 261, la frequenza 520, poi in una melodia però lì si sente il battimento. No, dunque, il punto è che no, queste sono effettivamente abbastanza tonali come note centrali. Adesso dobbiamo calcolare i quarti di tono sopra e sotto. Ok. Allora, questo come viene? Vediamo.
Allora, queste sono le nostre note. Poi adesso, per fare le frequenze complete, cioè dunque, intanto scusami, ma io farei una cosa più grande di così, nel senso che andrei per esempio a meno note, meno n note per 2, cioè andrei sotto verso il basso e andrei anche sopra verso l'alto, così facciamo più ottave, diciamo. Vediamo se viene, scusa. In maniera che ho più. Frequenze. Allora, quelle che stanno in mezzo sono le nostre. Noi dovremmo avere 200, ecco, questa, no, ma è strano però. Queste sono le nostre, arrivano fino all'ottava sopra, però non continua. Aspetta un attimo, fammi capire perché non continua. Ah, arriva fino a n note per 2, facciamo un'ottava anche sopra. Diciamo 8 note a scendere, sono l'ottava è di 4 note, 8 note a scendere, 8 note a salire. No, no, non l'ho fatto andare. Ecco. Sì. Sì, dunque ci sono le nostre 328, 413, 520, questa sarebbe, diciamo, l'ultima della scala, poi 654 sarebbe la ripetizione. Ok? E dunque, e adesso ci dobbiamo mettere sopra diciamo, le note piccoline, le. Allora, adesso qua scorriamo le frequenze e ci colleghiamo sopra frequenze complete. Complete sono adesso le facciamo. Intanto facciamo un array di zeri che è fatto di una riga e length di frequenze moltiplicato 3, perché per ognuna moltiplicato 3. Ok, adesso però noi partiamo da 2 e andiamo fino a length di frequenze complete, vediamo qua. E poi allora per ogni frequenza, però qua come facciamo? Partiamo da 1, andiamo a length di frequenza. Boh, per ogni frequenza, aspetta, diciamo che mettiamoci anche un indice che parta da 1.
Allora, vediamo un po'. La frequenza, intanto facciamo la frequenza inferiore. La frequenza inferiore è la K, aspetta, for K qua mi serve. È la frequenza K, lente di frequenze di K, no? Moltiplicato 2 elevato a meno un 24esimo, perché questo è un quarto di tono sotto temperato. Poi la frequenza superiore è la stessa, ma sup è un quarto di tono sopra, se vuoi, più 1/24. Ok, adesso le dobbiamo sistemare e quindi length, allora qua in frequenze complete. Ci mettiamo inferiore in frequenze complete di IDX più 1. Ci mettiamo la frequenza di K, la nostra, no? E poi frequenze più 2 ci mettiamo superiore. E poi dobbiamo incrementare i dx di 3, no? Dico bene, più uguale 3. Questo ci va alla prossima. Vediamo se funziona sta baracca. Aspetta però. Cos'è che è senza. Ecco, questo è senza punto e B. Frequenze complete. Eccole. Allora, il punto è che queste qua, solo quelle di mezzo sono quelle tonali, mentre quelle collaterali, adesso se noi le guardassimo queste, vedresti come sono disposte. Non le vedi, no? Non le vedi e poi le mettiamo con le crocette. E vedi che sono tutte vicine. Queste sono proprio le appoggiature. Qui in basso non si vedono, ma procedono geometricamente come è giusto che sia, e così via. Bene.
Adesso per esempio queste qua le potremmo dunque potremmo mettercele da qui le potremmo mettere dentro un file che potremmo leggere con pure data se vuoi, Ok. in maniera da poterle in qualche modo poterci giocare così. Allora, vediamo un po'. Potremmo salvarci le frequenze. Come facciamo qua? Aspetta, fammi vedere come si fa, non mi ricordo più. Se io voglio fare save di un array, save di un array con la variabile eccetera eccetera, meno ASCII. Allora, save meno ASCII, e questo facciamo frequenze.txt, e qua ci mettiamo frequenze. Vediamo un po' se lo fa. All arguments must be strings. Ok, allora vuole anche questo. Questo è uno, e poi save sempre meno frequenze complete txt. Ok, e qua ci mettiamo frequenze complete, mo vediamo se lo ha fatto effettivamente. Allora, i file li ha fatti, vediamo se c'è anche qualche cosa dentro sti file, tanto che ho sbagliato un numero. 6, sì, sembrerebbe giusto. Adesso il problema è che li ha salvati in formato Z, Oppure l'altra. no, Oppure l'altra, magari. dove? Ah, no, è sopra. No, sì, beh, sopra è andata, Ah, sì, sono tutte ormai. robe. Ok, allora, adesso se pigliamo PD, questi file come li leggiamo con PD? Li vorrei leggere in maniera da metterli dentro una sorta di tavola. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa qui. Allora, facciamo un nuovo. E vediamo un attimo che cosa possiamo fare. In termini, cioè se io prendo e lo metto dentro un array, l'array lo chiamo, questo lo chiamo frequenze, boh, non ce ne stanno 100, ma non mi ricordo quanti sono, quindi va bene. Facciamo un poligono, vediamo. Adesso per leggerli, qua ci vuole un messaggio a questa tavola che non me lo ricordo più. Qua ci vuole un help serio. No, più data.
centri da una tavola. Ah, non lo stai vedendo, vero? Aspetta, No. non stai vedendo quello che faccio. Forse faccio così che è meglio. Condivido il desktop, anche se è un po' problematico. Condivido il desktop e poi c'ho tutto più data. Ok. Eccolo. Allora, adesso il problema è che qua, dunque, more counters than the person received, more messages, c'è un array, ecco. No, fermo. Dov'è? Fermo, 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 non voglio questo. Oddio, ho fatto ripartire un altro coso. No, no, per carità. Aspetta, questo lo leviamo. Array. Allora, l'array per reggere, per leggere, eccolo, read questo, perfetto, read text file. Allora, se è semplicemente bisogna dargli un messaggio di read. Allora, qua ci mettiamo un messaggio di read e ci scrivo frequenze read frequenze.txt. Vediamo se lo fa. Perché mi sa che il read, cioè bisogna farlo con un punto e virgola prima, sì, che altrimenti perché altrimenti il messaggio va fuori dalla porta. Allora, fatto con punto e virgola ed ecco. No. Ok. Questo lo chiamiamo sistema Milo.pd e andiamo a vedere se funziona. No, questo sta ancora così. Ok. Sì, questo ha fatto qualcosa, ma il problema è che non vediamo niente, ma secondo me è perché il dimensionamento di questo affare non è corretto. Intanto queste, dunque, quanto possono essere? 4? Queste saranno 4 per 2. Cioè 4x4, queste sono 16 a dire tanto. Poi vediamo se sono di meno. Però no, ancora non va bene. Il range, lo y range non va da 1 a meno 1, ma va da, diciamo, 40 fino a 1600, mi pare, più o meno, tanto per, vediamo un po', eccole, lo devo fare al contrario, e poi sono più di 16 queste, sono, facciamo che sono 20. Ok, e poi lo devo fare al contrario. Ah, questo, vabbè, è che non sono, no, veramente sono boh, 18. Ah sì, perché ci sono gli estremi, giusto. No, sono meno, sono 17. Ma deve essere precisa? Ma no, perché sennò, vabbè, ce n'è una che mi va fuori.
No, sono effettivamente 16, ma aspetta, adesso devo rigirare il... Dunque, Sì. lo devo far andare da 1600, che altrimenti mi viene storto, a 40. I primi devono stare da 0 a 17, quindi sono 18, perché non è... vedi che ce n'è uno qua Ah, che è in sì. basso. Perché adesso se, scorrendo questo, scorrendo questa tavola, io posso sentire tutte le frequenze. Capisci? Prendiamo un oscillatore, le scorriamo. Oh, adesso però mi faccio questo. E poi mi faccio anche il... Aspetta, queste le possiamo anche nascondere, sta roba. Beh, Diciamo funge tipo da number. è un array di numeri. Io adesso se scorro un cursore, qui mi fa, però vorrei azzeccarlo precisamente. Questo deve essere 16, evidentemente, anche se da 0 a 17 a me mi risulta. Ecco, adesso è preciso. Considerate questo. Ok, adesso facciamo le frequenze complete, quindi facciamo un'altra array, che è questo moltiplicato 3, quindi 16 per 3 quanto fa? 18, 30, 48. Questo adesso lo mettiamo qua e questo lo leggiamo con un altro messaggio che copia e incolla, che frequenze complete, e deve leggere frequenze complete. E poi questa roba ce la leviamo dai piedi, la mettiamo con un load bang che li carica all'inizio. Allora, aspetta un attimo, tac. Ah, beh, questo bisogna resettarlo tutto. 48, questo va da 40 fino a, no, contrario, 1600 fino a 40, eccoli qua, ecco le terzine. Queste sono tutte, ok, tutto venuto bene, a posto. Allora adesso questi ce li nascondiamo brillantemente, perché sono inutili. Mettiamo via. Puff, tuffiamo qua dentro così non lo vediamo. Allora adesso questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua. Adesso la questione è che noi scorriamo con un cursore, scorriamo le frequenze. Allora, Mi pare che fosse più slide. No, no, allora facciamolo orizzontale orizzontale, e
questo ci mettiamo, dunque questo deve andare da 0 a 16, no? E lo spariamo dentro un tab read. Così buttiamoci un numero per vedere, queste sono le nostre frequenze. Quindi poi volendo possiamo analizzare lo slider e far sì che le frequenze diciamo vadano da sole con un criterio, volendo. Beh, l'altra cosa è di fare una sequenza, ma no, questo se lo vuoi fare con Pure Data. Pure Data ci serve per sentirle rapidamente, cioè non tanto per fare, perché a questo punto, va bene, questo adesso lo ricopiamo, e lo duplichiamo, e però lo mettiamo per sentire le frequenze complete. Cioè, non è che serve un granché, questo serve per Per darsi sentirle. un'idea di come suonano. Ah, vedi, non ci ho pensato Ma no, ma incidentalmente si potrebbe fare in Super Collider questa storia, se volete. a questa cosa. Ah, pure. No, io preferisco, mi dico, non come. Sì, ma PD, il grosso guaio di PD è che non, cioè ti fa uno strumento da suonare, ma poi dopo non è che, appunto, per fare per esempio una sequenza che ti suoni con PD è un gran casino, mentre invece appunto se lo fa. Formalizzarla, gli fa un'automazione su un numero, Mi hai così. detto un prospero, cioè. No, vabbè, ma c'è un programma di sintesi additiva, quindi ci sta. No, veramente non è solo una questione di sintesi additiva, è che è un affare che serve per fare strumenti, non per fare composizioni. Questo è un po' la questione. La prossima cosa migliore sarebbe si sound alla fine. Certo, ma boh, C-Sound però ti serve appunto qualcosa tipo Python per 0. Leonardo ha fatto su Super Collider o su Sound? No, Leonardo usa come al solito la sua Do, che vabbè, lo costringe, infatti non l'ha fatto poi ha usato il sistema temperatura, cioè ha fatto tutto che Ah, peggio perché non è stato potrebbe proprio essere. per Sì. Ma non si rende conto che appunto che usando le cose pelle, penso. Ah, ok. Vabbè, che. certo. Quello Bene, sta entrando. Ok, un certo. attimo. No, il punto è che adesso qua, questo non, ancora non abbiamo elaborato il ritmo, niente, no? Cioè, Sì, stiamo. certo. Allora, adesso vediamo un po'. Jack, usciamo con Jack, vediamo se senti. No, volevo fare L'uscita dal DAC è mono. aspetta un attimo. Sì. Test audio e MIDI. Allora, l'uscita al DAC è mono, va benissimo. Tu lo senti? No, No. non lo senti perché. Aspetta, non lo senti perché andiamo su Jack e vogliamo andare al. Io
vorrei andare al Jack. No, non mi consente di andare. Vabbè. Aspetta, allora devo vedere un attimo qui. Allora, io c'ho Pure Data e lo devo mandare lo mando al mixer, va? Così sto. C'ho una continua. Ah, vabbè, perché si vede che è rimasto appeso. Allora, adesso lo senti? Ok. Quindi qua lo posso levare e qui possiamo andare qua. Quindi accendo le macchine e. In effetti sembra appunto, sembrano degli accordi, però non è troppo dissonante e secondo me con questo ci puoi fare la melodia. Beh, Non la scala minore armonica. è una scala diminuita in realtà perché sono tutte terze Diminuito. minori. Adesso diciamo questa è quella semplice. Queste sono le note che adesso questo bisognerebbe farlo sta zitto, ma adesso aspetta, però questo mi manca qualcosa. Era un No, po' grossino. l'upper, aspetta, devo arrivare a 48. Eccolo. Questa diventa molto islamica. Infatti. Però guardando così potresti replicare un glissato. Beh, non è proprio un glissato. Beh, sono un po' vicine le frequenze, però comunque sì. No, alcune sono distanti, alcune sono vicine. Sì. Ecco, questo per esempio secondo me è un sistema interessante, cioè ci si può lavorare su un sistema del genere, capisci? Adesso il punto è che su ciascuna di queste, vabbè, salviamo anche questo. Questo poi lo committo tutto dentro questo. Ok, il punto è che per sviluppare una roba del genere bisogna, cioè, adesso questo è il sistema. Adesso qua bisogna ragionare su che ritmi, su tutto il resto. Allora, per esempio, io qui partirei così a occhio e croce dalle note. Aspetta, qua. Abbacchiamo questo e vediamo un attimo di tornare qua. Allora, qui per esempio per fare una melodia, per farla piuttosto angolare, cioè per farla, perché
che il problema diciamo dell'elaborazione melodica è che gli intervalli più ampi sono gli intervalli che definiscono un senso della cosa. Gli intervalli più vicini sono quelli di passaggio. Questo al di là dei quarti di tono, eh. Non sto dicendo, sto dicendo se io prendo le frequenze. Io per esempio partirei da questo intervallo qua, cioè da 261 che è la nostra tonica, diciamo, e 520 che è, beh, diciamo che in questo caso qua, dunque, noi abbiamo che sostanzialmente questa è una terza minore, questa è una sesta Quasi minore, quindi. l'ottava. Però sì, un'ottava allora forse non va tanto bene, quindi prenderei questa nota, poi questa nota come prime note, poi dopo da articolare perché potrebbe andare a questa e così via. Oh, Discendere, sì. però va bene, facciamo un attimo di pausa che io devo. Ah, certo, sì. Facciamo 5 Ah, così minuti vado di a pausa. pranzo, eh? Ah, ok. Va bene. Allora dopo, tra 5 A minuti. dopo. Tranquillo, e torno. Stavo pensando, si potrebbero fare anche delle scale fatte in questo modo, cioè con pochi gradi all'interno di un sistema magari più ampio di un'ottava, eccetera, eccetera, però stabilire delle note d'arrivo e delle note di passaggio, cioè all'interno di una melodia fare dei, no? Dei punti, si va da Sì. qui a qua, però vabbè, la prima volta magari si va per salto, ma se ci si va per gradi si stabilisce un sistema di 3, 7, 5 note, eccetera, eccetera, di passaggio che sono basate su una suddivisione equabile o temperata o basata su rapporti di quelle 3 note. Magari potrebbe essere non equabile, nel senso che man mano che ci si avvicina alla nota di arrivo si è sempre più vicini come grado, capito? Beh, sì. No, cioè Come voglio no? dire, se ne può veramente ci si può sbizzarrire. E secondo me questo è un buon esercizio per la di creatività, nel senso che vi libera dalle costrizioni Esatto, sì. generalmente, cioè vi permette di inventare cose veramente nuove e diverse. Non c'è nessun valore in sé in queste invenzioni, ma possono diventare delle buone. Cioè, intanto vi danno un'idea di che cos'è che costituisce senso musicale. Perché ci sono delle invenzioni che non hanno senso, no? Come delle invenzioni che invece potrebbero avere del senso. Cioè, questa cosa per esempio di suddividere le note, suddividere le frequenze in frequenze diciamo centrali e cose di passaggio, questa è una cosa che è abbastanza classica, non è, eppure può essere fatta in maniera completamente nuova e diversa e dare appunto un senso completamente diverso alle cose che si scrivono, ok? Sì. Ora, il punto è che un canone. Noi ci siamo molto concentrati sulle frequenze perché io avevo dato questi limiti per cui dovevate ragionare su questo ed era fatto apposta per Certo. ragionare
solo su un certo tipo di cose, però un canone ha una sua logica interna. Cioè, per esempio, per funzionare tipicamente ha, questo adesso possiamo vedere degli esempi, ma insomma ha una logica lenta nell'esposizione delle prime note, che poi si combina in canone appunto con una esposizione più veloce, diciamo, poi nella fuga questo diventa soggetto e controsoggetto come cosa, ma Esatto. nel canone c'è già quest'idea che a fronte di un, per esempio, incedere lento e ieratico dell'inizio, c'è poi uno sviluppo più rapido che si incastra col lento della seconda voce che entra in ritardo e così via, no? Quindi dal punto di vista ritmico, per esempio, però per esempio nei canoni moderni questa cosa viene contraddetta. Ci sono, che ne so, dei canoni di Elgar, di questi qua che erano bravi nel contrappunto, che però sono degli anni 20-30 del secolo scorso, i quali fanno dei canoni molto inventivi con un'elaborazione ritmica iniziale veloce e col seguito lento, cioè invertendo le regole e così via. In linea di principio, però, non fanno veloce contro veloce e lento contro lento. Ecco, questa è cioè, può succedere che appunto ci siano varie modalità e varie tipologie. Adesso il punto è scegliere per te, scegliere no, l'esposizione del canone e anche dal punto di vista ritmico e poi elaborarne una seconda voce e una terza voce perché volevo. Ah, tre voci erano. Sì, tre voci Ah, volevo. Ok? Quindi potresti partire dalla voce di mezzo e fare una seconda voce in alto. sì. Quindi faccio prima le frequenze, penso prima delle frequenze, e penso anche alle frequenze, diciamo, di o di passaggio. Sì, Poi voglio magari dire. prima quelle, anche le appoggiature, eccetera, e Sì. le penso, diciamo, in forma da tre melodie che siano, diciamo, No, il canone non è fatto di tre melodie, è fatto di beh, una melodia una che si che è sfasata, però questa esatto. melodia deve avere una sua logica costruttiva, cioè se tu per esempio cominci con delle note tenute, lente, o incidentalmente, le note, io non ho detto che debbano essere tenute. Potrebbero essere fatte di note che hanno un inviluppo di frequenza, non è. Cioè, ecco, tutte le cose che io non ho specificato sono valide, non si Sì. possono. Quindi. Quando io dico usare le sinusoidi non significa usare le sinusoidi ferme così come sono, uno gli può dare un disegno, una particolare andamento temporale, no? Per arricchire, cioè per rendere più interessante, diciamo, l'aspetto sonoro. Potrebbero essere degli uccellini, voglio dire, queste frequenze. E al tempo stesso, appunto, però, dal punto di vista ritmico, comunque va fatto un discorso, un'elaborazione. Ora,
Appunto, io oggi volevo parlare di ritmo, ma sono un po'. Perché trovo che appunto per elaborare bene le cose bisogna avere un'idea di come funziona il ritmo, cioè. E naturalmente elaborare quest'idea in base a una situazione che non è più quella tradizionale. Noi possiamo mettere le note dove ci pare, fargli fare quello che vogliamo, il problema è a quel punto che cosa li facciamo fare, che cosa. Quindi non so se. Aspetta un attimo. Sì. Questo qual è? No, questo è. Ah no, sto qua sempre. Beh, non so se vogliamo affrontare questo discorso del ritmo. In parte l'avevamo già iniziato, però lo possiamo ulteriormente sviluppare. Vediamo un attimo se c'ho la pagina. Aspetta, sta arrivando il Magari mi computer. sarebbe quello che avete fatto l'altra volta, intanto io non ci stavo, avevo già iniziato a Sì. dare un'occhiata. Sì. Dunque noi, allora, l'altra volta, aspetta che sto cercando la pagina. Perché naturalmente tutte queste lezioni sono anche, tutti gli appunti e le cose sono riportate online. E dunque noi, non è stato GitHub. l'altra. Sì. Non su GitHub, stanno qua. Adesso, questa è la lezione dell'altra volta, però l'altra volta non avevamo. Aspetta. Sta qui. Questo è il link, te l'ho messo sulla chat. Sì, git.smerma. Qui avevamo fatto alcune cose che aveva fatto anche Sheila su Super Collider. Poi lei non mi ha passato le sue cose, qui ho fatto un po' a memoria. Però la volta prima avevamo parlato di elaborazione ritmica, mi pare. Più che altro avevamo parlato di estensione al ritmo delle serie. Ok. Se tu guardi, aspetta, condivido questo. Questa è la pagina del 1º febbraio. La vedi? Sì, ecco. Diciamo che questa parte qua era un'estensione del discorso sulla serialità, cioè sul come serializzare il ritmo. Questa era un'indicazione di come appunto retrogradare il ritmo, farlo retrogrado con l'equivalente dei retrogradi, e poi anche come rendere il ritmo funzione, cioè per esempio fare un tempo metronomico che oscilla tra 96 e 126, e quindi la pulsazione oscilla in continuazione, no? Ecco,
incidentalmente nulla vi vieta di fare delle cose del genere durante il canone. E dirò di più, anche le stesse voci potrebbero muoversi in maniera indipendente dal punto di vista metronomico, cioè questa è una cosa che potete fare, quindi se potete farla potete immaginarla e anche considerare come farla. Adesso questa era quella del 1º febbraio, adesso andiamo invece alla lezione che pensavo di fare oggi e che probabilmente che non ho però ancora messo. Aspetta, allora cambiamo. E che sta qui. Qua e devo andare qui e condividere video. Ok, quindi diciamo che questo era quello che mi ero proposto questa settimana, che è uno studio ritmico. Ora, il problema è che lo studio, il ritmo lo possiamo vedere, qui lo ricominciavo proprio dal punto di vista più tradizionale, però naturalmente poi possiamo estendere questa visione a una visione che non è più quella tradizionale, perché abbiamo gli strumenti per poterlo fare. La questione è che tu hai un'idea di che cosa sia il ritmo, cioè adesso al di là dell'aspetto percettivo, come potresti concettualizzarlo? Concettualmente, cioè uno spostamento d'accenti che dia, diciamo, un battito più o meno regolare all'andamento di una melodia o comunque di una sequenza di note. Non so se più o meno Sì, mi ci sto allora il riuscendo. punto qual è? È che la percezione del tempo, quando noi viviamo, in linea generale, è una percezione continua, il tempo non ha un suo ordine, no? Non è che sentiamo su di noi il ticchettio dei secondi. È una cosa che non percepiamo normalmente. Se però il tempo, lo scorrere del tempo lo vogliamo rappresentare, dobbiamo invece cominciare a rappresentarlo, cioè dobbiamo scandirlo, no? E come si scandisce? Lo scandiamo innanzitutto, la maniera più semplice di scandire il tempo è con una pulsazione, no? Io lo conto. E la pulsazione la faccio il più ordinato possibile, perché mi dà l'idea appunto di un ordinamento del tempo. Ok? Beh, in realtà tutto questo noi cioè per esempio il tempo ti sarà sicuramente capitato che lo percepisci, a volte lo percepisci che passa più veloce, a volte ti sembra che passi più lentamente e così via, no? Certo. Questo
Questa è la percezione soggettiva. Poi con la pulsazione si cerca di oggettivizzare. Da dove viene quest'idea della pulsazione, secondo te? Qual è il primo motore di pulsazione che noi ci sentiamo addosso? Era il cuore, se non sbaglio. Pulsazione del cuore. Ah, certo. E quindi, se vogliamo, la pulsazione è anche un elemento naturalistico, cioè è Certo. quello che noi ci sentiamo addosso. Naturalmente la pulsazione è, diciamo, la forma primaria di ascolto del ritmo, ma subito dopo entra in gioco un ordinamento di sequenze di pulsazioni in oggetti un po' più sofisticati, appunto con l'introduzione appunto di una suddivisione metrica, no? Incidentalmente il metro è una cosa che viene cioè la parola metro viene Dal dalla greco. poesia greca, perché Ah. i greci avevano fatto una grande elaborazione di come doveva essere scritto un verso poetico, no? Di com'è che funzionava, com'è che avrebbe funzionato. Comunque su questo ci spenderemo più tempo, ma diciamo che in linea generale la suddivisione metrica consiste nel prendere la pulsazione e dividerla in elementi uguali, in gruppi di 4, in gruppi di 3, in gruppi di 5 e così via. No? In tutto questo, nella pulsazione si introduce anche un'altra cosa, che è l'orologio, nel senso che si introduce il concetto di tempo metronomico. Cioè la pulsazione non è più soltanto quella del cuore, ma è una pulsazione qualsiasi. Ora, tu lo sai come si converte immediatamente da pulsazione a tempo lineare? No. Vabbè, la formula è semplicissima, adesso ne facciamo una. Dunque, metro tempo. Semplicemente, vabbè, non c'è bisogno di tutto questo. Semplicemente siccome il tempo, diciamo che lo contiamo in secondi e il metronomo è a battiti per minuto, no? Siccome ci stanno siccome ci stanno 60 secondi in un minuto, io prenderei che il convertitore è 60, no? E poi per un qualsiasi metronomo, prendiamo il metronomo, che ne so, lo prendiamo in passi da 0,5. Lo prendiamo da, che ne so, 30 di metronomo fino a 200 in passi da 0,5. E allora questo è il nostro metronomo e il tempo, il periodo metronomico è 60, no, è SPM, che è 60 fratto metronomo. Qua, questo mi sa che ci vuole il punto pure qua. E dopodiché,
Sapevo che è secondo per minuto? Secondi per minuto. No, siccome il tempo metronomico va in minuti, no? È Sì, 120 al certo. minuto, eccetera, eccetera. Quanti Battiti per minuto? per minuto, allora io lo converto per convertirlo in tempo metronomico. E quello che mi esce fuori è una cosa di questo tipo. Metronomo e periodo vediamo quello che viene fuori. Ecco, cioè se io prendo il metronomo a questo è a 40, cosa ho preso? 30 di metronomo, no? A 30 di metronomo io c'ho che ogni pulsazione dura 2 secondi, no? E mentre salgo, se salgo a 200 di metronomo, la pulsazione va sotto il mezzo secondo. Ok? Quindi questo così, la conversione semplicemente divide 60 per il tempo metronomico. E il tempo metronomico è quello che è. Potremmo farlo, vabbè, sì, direi che va bene abbastanza così. Quindi, riprendendo il nostro discorso, questa cosa qua ci permette di, in realtà, di far andare il tempo lento o veloce a seconda di come vogliamo. Ma poi non è detto che calchiamo sulla pulsazione, no? Noi possiamo, come sai, possiamo avere delle note molto più lunghe della pulsazione o invece delle suddivisioni della pulsazione, eccetera, eccetera. E poi c'è un'organizzazione delle note che è la suddivisione metrica, appunto, in 4 quarti, 3 quarti, 5 ottavi, 7 ottavi e così via, con sottosuddivisioni, per esempio nel caso dei 7 ottavi e così via. Adesso il ritmo, il ritmo succede proprio quando. Cioè, il ritmo è una nozione che combina la nozione di metro con, cioè, la suddivisione ritmica della pulsazione e del tempo e del metro è la suddivisione in accenti, no? Per esempio, noi sappiamo che in 4 quarti. Tu hai l'accento forte del 4 quarti è sul primo quarto e poi c'è un accento mezzo forte sul terzo quarto e quelli il secondo e il quarto quarto sono considerati accenti deboli. Per esempio, per tornare alla questione delle note, le note di passaggio generalmente sono sugli accenti deboli, no? A loro volta, se tu suddividi ulteriormente queste note, se tu procedi nella suddivisione ritmica, ti ritroverai sempre che c'hai, quando dividi per due, quindi hai che il primo è la suddivisione forte e il secondo è quella debole. Se dividi per tre, hai una suddivisione di tipo dattilico, come si suol dire, cioè forte, forte, debole, debole, forte, debole, debole, ta, pa, pa. Poi ci sono delle suddivisioni particolari, tipo l'anfibrachio, che sul tre quarti è debole, forte, debole, forte, debole, debole, no, debole, forte, debole, debole, forte, debole, no? Oh, questo è la, 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 questa è la,
visione classica, no? Che bisogna conoscere, bisogna sapere che questa visione classica comunque funziona dentro di noi, nel senso che è una cosa con la quale noi dobbiamo fare i conti, no? Non è pensabile di dire vabbè, ma io faccio qualcosa che, cioè, tu fai qualcosa che sarà completamente diverso da questo, però questa diversità si dovrà misurare con la visione classica, capito? Per esempio, Certo. non è detto che, appunto, che le pulsazioni siano, come d'altra parte in tutta la musica che non sia la musica di consumo, in cui la pulsazione sembra essere fissa, tenuta fissa, ma anche lì, per esempio, c'è un discorso da fare. La musica di consumo ha bisogno di, diciamo, di elementi di sicurezza gratificante, non so come dire. Per cui, per esempio, la pulsazione non si cambia, perché cambiare la pulsazione è un'operazione di dissonanza temporale, no? Che è difficile da, cioè, Risonanza ritmica. sì, di dissonanza della percezione temporale. Il Esatto. mondo improvvisamente comincia a oscillare, non so. Esatto. E quindi ti produce una diciamo uno scompenso percettivo che è quello che poi può creare dei problemi, nel senso che ti costringe ad ascoltare per sapere quello che succederà. E la musica di consumo, per esempio, una roba del genere non la gestisce tanto bene. Trovo che si dice spesso che la musica contemporanea, per esempio, è dissonante rispetto a una musica di consumo che è consonante, ma la musica di consumo è tanto consonante quanto la musica contemporanea. Quello che è veramente diverso e dissonante è la percezione del tempo, cioè è sul tempo che si gioca la maggior parte della difficoltà d'ascolto della musica contemporanea. Il punto è che, per esempio, in ciascuna di questi elementi noi li possiamo ripensare completamente. Per esempio, la pulsazione, come abbiamo detto, non ha bisogno di essere stabile. Può oscillare accelerando e rallentando, ma può oscillare anche soltanto in accelerando, oppure può oscillare soltanto in rallentando. E per esempio, questa cosa qua è totalmente diversa da un'accelerazione di tipo ritmico, no? Cioè un'accelerazione di tipo ritmico significa che io adesso faccio un caso semplice, passo dalle semiminime alle crome, alle biscrome e alle semibiscrome, no? Questa è un'accelerazione ritmica, metto sempre più note all'interno della stessa pulsazione. Altra cosa è se cambia proprio la pulsazione, no? E così via. Ciascuna di queste cose, per esempio la suddivisione metrica, cioè 4/4, 3/4, l'ordinamento in gruppi ritmici regolari, è una cosa che deriva da una difficoltà interpretativa di altri tipi di ordinamento, no? Sono difficili da suonare, sono praticamente impossibili da suonare, ma per esempio noi con gli strumenti che abbiamo possiamo benissimo crearne e sperimentarne, no? Certo. E
il punto di vista metrico è forse quello che rimane più solidamente ancorato, perché tanto gli accenti e diciamo gli accenti forti e deboli rimangono comunque, come posso dire, sono un sottoprodotto di quello che tu fai a livello ritmico. Cioè, per esempio, se io faccio una melodia che è molto angolare, angolare significa che parto da una nota, poi per esempio vado una nota molto più alta e poi riscendo molto più basso, quell'intervallo in alto mi funzionerà comunque d'accento anche se lo metto su un tempo debole. Infatti, molti trucchi usati, che ne so, da Tchaikovsky, da Stravinsky, trucchi ritmici, sono fatti appunto confondendo le idee con una melodia che si muove in un modo su un ritmo che dovrebbe in teoria essere in un altro, ma tu lo percepisci una distribuzione di accenti diversa da quella che ti aspetti. Questo è un tipico gioco, non è una cosa No, non lo pazzescamente so. intellettuale, no? Cioè Stravinsky è pieno. Beh, non è intellettuale adesso, ma Stravinsky quando è uscito fuori la gente scoppiava, gli tirava le sedie. Sempre così quando si rinnova, diciamo. Beh, sì, però voglio dire, capisci che è appunto una questione di abitudine dell'ascolto. Adesso, appunto, persino nella musica di consumo, questa è roba che si fa, cioè diciamo, negare la disposizione degli accenti attraverso la melodia o viceversa, no? Ecco, la cosa che è interessante da considerare è l'elaborazione di consonanze e dissonanze ritmiche, perché voglio dire, consonanze e dissonanze ritmiche sono sempre esistite. Cosa si intende per consonanze e dissonanze ritmiche? Se tu, per esempio, in una situazione con un certo ritmo e con un certo metro, neghi l'accento, adesso come faccio non so se te l'immagini che cosa significa negare l'accento. Cioè, Beh, diciamo sì, posso immaginarmi tipo, non so se sbaglio, una specie di valzer nel cui il terzo tempo è comunque il levare rispetto a come dovrebbe essere no, un il ritmo terzo qua. tempo va bene che sia in levare, no, è il primo tempo, cioè A, che tu dici, tu metti l'accento sul terzo tempo invece che sul. Aspetta, Ok. Esatto. vediamo un attimo. Se io per esempio faccio una cosa del genere, no? Adesso userò questo come carta da musica che non è proprio la sua. Facciamo il nostro pentagramma. Forse potrei farne un template con dei pentagrammi fatti bene. Sì, facciamo un tre quarti per esempio. Qua facciamo questo, no? Ecco, questo nega.
nega il tre quarti, nel senso che qua fa e sembra che l'accento sia su questo, mentre invece stiamo, no? Allora, il problema è questo, che se tu lo neghi prima che si sia veramente consolidato, cioè in realtà qua ci vorrebbe una seconda voce che calca il tre quarti per fare la vera e propria dissonanza. Sì. Però se io qua faccio questo invece calca il tre quarti, no? E quindi qua ho una dissonanza ritmica, nel senso che ho una cosa che da una parte, sottolinea il tre quarti, dall'altra parte lo nega, no? Questa è una roba semplicissima, ma è efficace, diciamo, ti spiega. Aspetta, questo salviamolo dove deve essere. Mica semplice che non si pensino che facciamo cose molto complicate. Ok. Ora questa è una cosa che possiamo, diciamo, possiamo trasportare in un dominio come quello nostro, in cui appunto il tempo può essere trattato in maniera molto più libera. Faccio un'ipotesi. Per esempio, mettiamo conto che appunto nelle nostre tre voci usiamo dei metronomi differenti, ok? Oppure usiamo dei metronomi variabili, ma queste variazioni sono fatte in modo da far rincontrare in certi punti le nostre tre voci, cioè le nostre tre voci vanno, si separano e poi si ritrovano. Ok? È un po' complicato fare una cosa del genere, perché bisogna fare delle funzioni temporali, poi bisogna integrarle nel tempo per vedere che effettivamente ci sono dei punti in cui le voci si rincontrano in specifici momenti. E magari per un momento vanno insieme e poi si riseparano e così via. Molto difficile. È molto difficile, è molto difficile farlo. Beh, io l'ho fatto sul mio pezzo addirittura. Non con i computer, ma con le voci femminili. È una cosa che va calcolata bene Esatto. e deve essere eseguita in un certo modo. Insomma, c'è tutta una serie di difficoltà, però è molto impressionante, perché tu vedi appunto queste cose che si separano e poi improvvisamente stanno di nuovo insieme e tu non hai colto dove. Però questa cosa qua, per esempio, attraverso l'elaborazione ritmica,
cioè con un computer è una roba che si può pensare. Sì, certo. Ma è difficile poi a livello compositivo perché tutto lo devi immaginare prima, quindi quello è il limite, diciamo, secondo me. Ma secondo me, allora, il problema dell'immaginazione è questa, è che voi dovete fare tanti esperimenti, no? Nell'esperire le cose, trovate poi una vostra... Allora, per dire, per esempio, vogliamo provare a farlo una cosa del genere, cioè, anche perché... non andrei molto più lontano di così, ma proviamo prendiamo Octave sempre. Octave si fa tutto e proviamo a fare intanto due metronomi che fanno due cose. Allora, abbiamo sostanzialmente, facciamo conto che abbiamo un tempo metronomico di base, facciamo 96. Ok. Ora, questo tempo metronomico viene... allora, facciamo una funzione che è sostanzialmente una sinusoide. Intanto diamoci una scansione del tempo. Facciamo che il tempo va avanti di 10 millisecondi da... meno 10 in 0,01 a 10 secondi. Ok, questo è il nostro asse dei tempi. Adesso il tempo metronomico 1, allora io farei una funzione che è una funzione sinusoidale che è sostanzialmente un seno di 2 per pi greco e la frequenza qua deve essere qualcosa che è proporzionale. Diciamo, facciamo conto che la frequenza sia 3 secondi, quindi la frequenza qua è la frequenza qui è perché vorrei fare una cosa un po' complicata, quindi vorrei fare che se abbiamo 20 secondi qui la mia frequenza è, cioè il periodo è 3 secondi, mettiamo punto. Quindi la frequenza è 1 fratto il periodo. Però qui succede questo, che dunque questa è la frequenza e poi lo moltiplico per il mio tempo. Solo che adesso qua il metro 1, no, scusami, questa lo moltiplico per un periodo, però io non vorrei, vorrei solo metà di questa, per cui il mio tempo qui lo metto. T metro lo faccio andare da 0 a sempre a
0.01 a mezzo periodo, in maniera che prendo solo la parte superiore. Ok? E questo diciamo che lo facciamo così, quindi questo è t metro. Allora, questa cosa qua mi dura sostanzialmente un secondo e mezzo. Dopodiché il mio metro 1 lo costruisco così, ci metto una sequenza, dunque questi quanti sono? Adesso proviamo a fare una roba di questo genere. Questi sono ones di questi sono gruppi di uni, eh? Adesso il problema è che bisogna capire quanto sono grandi. Questi sono allora aspetta, mettiamoci una variabile che 0.01 in maniera che questa la possiamo riutilizzare, quindi questo si chiama sync e questo si chiama sync. Adesso qua io metto 1 e poi metto periodo, no, periodo diviso 2, dai. E questa metto half periodo. Dopodiché questo lo metto, dunque questo è half periodo diviso sync. Questo mi dà il numero di uni che moltiplico per metro. Quindi questi sono tutti dei 96. Sono tanti, tanti, cioè sono tanti 96. Poi ci metto un t metro. Poi ci metto di nuovo, mettiamoci metro constant, che è questo affare qua che ho appena scritto, che tanto si ripeterà sempre uguale. Questo lo levo, questo lo metto qua, questo lo metto qua. Qua unisco tutte queste parti, faccio una parte col metronomo costante, una parte col metronomo così, faccio metà, 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 metà e così via. Metro constant, facciamo così, ne facciamo 4 o 5. Ah, ma aspetta un attimo, no, non va bene questo. E dunque qua metro fun le dobbiamo dare con ampiezza lo fun più. Mettiamo che andiamo da 96 a, boh, che ne so, 120, quindi questo affare qua deve essere grande tipo 30, ok? Questa deve andare da 0 a 30 in maniera che questa cosa, no, però aspetta, mi sono sbagliato, questo non si chiama T-metro, si chiama metro fun.
Allora, vediamo se abbiamo fatto qualcosa di plausibile. Plot metro 1. Adesso per il momento non ci preoccupiamo di sincronizzarlo col tempo, se no diventiamo matti. Alla linea 10. Ah no, no, non è questo, non è metro funo, è metro, è il 96 che mi serve, no? Ecco, il mio metronomo sta a 96. Questa è di una voce, va bene? Ti è Ok. chiaro come fa? Accelera, poi rallenta, ok? Sì, ok. Bene, adesso e questo va così. Sì, sembra che faccia molto, ma in realtà forse potremmo riuscire a metterci anche il tempo, così vediamo come va nel tempo. Per metterci il tempo dobbiamo trovare, sostanzialmente ci dobbiamo mettere T. Aspetta, perché l'abbiamo fatto un po' a casaccio, se lo facessimo un po' meglio sarebbe più meglio. Ma siccome non l'abbiamo fatto più meglio, lo facciamo più peggio. E length di metro 1. Questo è il nostro primo metronomo. Non gli piace. Cos'è che syntax error alla linea 16? Che ci manca? Ci manca una parentesi. Non gli piace nemmeno questo perché mi sono sbagliato con questo len è in Python e non Octave. Ok, adesso qua c'è il tempo. Ah, addirittura qua manco riusciamo ad arrivare a zero, partiamo da troppo, vabbè, possiamo diminuirlo in maniera tanto non è questo che ci interessa, facciamo tra meno 5 e 5. Ok, adesso facciamo l'altro. Allora, questa la chiamiamo metro fun 1 e l'altra metro fun 2, facciamo lo stesso ma col negativo, o forse facciamolo per rendercelo ancora più difficile, mettiamo un negativo diverso. Quindi questo metro fun è metro fun 1 e cambiamo qua e questo metro 2 invece è metro fun 1 metro fun 2. Chiaro? Bene, allora adesso qua vediamo che succede se io faccio t di 1 a length in metro 2, questo c'ha due parentesi, poi no, due parentesi. Poi ci metto metro 2. Vediamo come viene. Non si, ecco. Questo sotto alla linea 17 è
sufficientemente tempo. Ecco, questo, questi sono i miei due tempi metronomici, no? In cui tu hai una parte consonante e una parte dissonante. Naturalmente le misure... Dissonante, sì, sì, sì. Cioè, c'è una parte che va allo stesso tempo. E c'è una parte che va a tempi diversi. Una rallenta e l'altra accelera. Poi riaccelerano. Adesso, che succede? Adesso, la questione è che qua noi vediamo come va il tempo metronomico, ma se noi facciamo una pulsazione a questo tempo metronomico, non sappiamo, e la distribuiamo nel tempo, non sappiamo veramente come va nel tempo. È difficile immaginarsela. Allora proviamo a calcolarla. Che qua si calcola tutto. Allora proviamo a fare la prima. La prima è pulsazione 1, è uguale a... dunque, è uguale al periodo di questo tempo metronomico, quindi è 1. Dunque, aspetta un attimo, come l'ho calcolata io sta roba? Questo è solo il metro, ok? Il periodo di questa è 60 fratto punto fratto metro 1 e pulsazione 2 è 60. Questi sono i periodi. Ora, questa bisogna ripeterla uguale per tutto il tempo. Quindi, come faccio a ripeterla uguale? A mettere un punto ogni tot. Beh, io prendo il tempo e lo distribuisco secondo... Fammi vedere se si riesce a fare, perché questo secondo me... Il tempo 1, questo è sostanzialmente il tempo 1, è, va da meno 5 con step di pulsazione 1 a 15. Fammi intanto vedere se funziona sta roba. Questa dovrebbe plot accelerare e rallentare. Vediamo. Sì, però così non lo vedo. Invece lo devo vedere, perché questo mi dà dei valori di tempo. Aspetta, fammi vedere che cosa mi dà, perché non riesco nemmeno a immaginare. Size di T1 quant'è? 33 soli? Scusa, T1 che cosa c'ha? No, T1 meno 5. Perché c'ha lo 0 lì? Qua lo 0 non va bene. Vabbè, perché va a tempo 0. Dunque, questo standard 96 di metronomo fa questo, ma se io faccio plot di T1, cosa vedo? No, aspetta, plot di T1 però ho fatto cose diverse. Certo, vedo una...
bene perché non vedo la distribuzione nel tempo. Io ci devo mettere l'asse dei tempi. E poi non mi pare che si stia accelerando. Dunque, se io metto fammi vedere le differenze tra uno e l'altro. Se io faccio T1 di Allora, chi è arrivato? stavo Leonardo, cos'è dottore. successo? Eh? Scusi, maestro, sto dal dottore, ci ha messo più di quanto pensassi. Ah. E quindi niente, noi stiamo facendo elaborazioni ritmiche. Scusi il Comunque, ritardo. ormai è quasi fatta la faccenda. Comunque è registrata e Sì, questo è registrato. grazie mille, scusate. Vai. figurati. Allora, stiamo facendo delle cose a metronomi variabili. Allora, tanto per capirci, vediamo dove siamo. Siamo qui per capirci una cosa che abbiamo fatto. Vabbè, adesso è complicato da. No, stavo cercando di vedere un'altra cosa. Era vorrei plottare nel tempo sempre lo stesso numero. Per esempio, vorrei plottare nel tempo il metronomo. Come si chiama il metronomo? Metronomo 1? Metro 1? No, aspetta, plot T1 metro 1, però questo non va tanto bene, non funzionerà, non può funzionare perché sono di dimensioni diverse. Quindi io devo pescare nel tempo quello che è il metronomo. Non è banalissimo questa cosa. Allora, il punto qual è? È che prima di tutto questa cosa di pulsazione 1 non credo che faccia la cosa che voglio io. Perché pulsazione 1 è una roba che dovrebbe calare e crescere e calare, no? Quindi pulsazione 1 la fa costante, vediamo un attimo. Pulsazione 1, fa effettivamente, cioè questo fa il contrario perché è il periodo, no? Lui parte con un periodo che sta a 0,62 eccetera eccetera, poi il periodo accelera perché il metronomo sale e poi ritorna, no? Queste sono un migliaio di campioni del metronomo, ma noi non prendiamo questi campioni, ma piuttosto li usiamo come sync. Quindi sì, non è banalissima la questione, nel senso che noi qua campioniamo questa cosa e qui dovremmo accelerare. Sa che bisogna per forza fare una funzione, perché altrimenti
questa cosa qua non mi viene giusta. Cos'è che abbiamo fatto qua? No, no. Come si chiama? Metro. Nomi diversi. Allora, qua noi abbiamo questo, quindi qua per riempire questa funzione dobbiamo per forza farla in quest'altro modo. Facciamo once di 1 e length di boh, che ne so, facciamo questo e poi lo moltiplichiamo per metro, quindi questo sta tutto a 96. Poi lo riempiamo for k uguale 1 al length di t1. In realtà cosa facciamo qui? Qui facciamo progredire il tempo. Il tempo, allora, aspetta, facciamo che qua questo si chiama t-start meno 5 e t-end 15. T-start e end. Milo, fermami se c'è qualcosa che non, perché Sì, no, io qua lo no, sto ragionando in tempo reale. sì, Quindi capisco. la questione è che io qua devo andare avanti. Allora, io parto da tnow è uguale a tstart, io parto da tstart. E adesso, per cui metto il mio primo, metto il mio primo tempo, dunque dov'è che stavo? Questi sono così, sì. Però io dentro pulsazione non c'ho la nozione di tempo. Quindi io lo prendo all'inizio, ma. Questo deve essere per forza funzione del tempo, sta pulsazione. Dunque, metro 1 è sostanzialmente funzione del tempo, perché questo è funzione del tempo. E va bene. Queste sono tutte dimensioni temporali. Allora, questa cosa qua lo facciamo una funzione piena di zeri. Questa è lunga quanto il nostro tempo. Poi partiamo la prima crocetta, la facciamo
1 a pulse di k. A pulse di k mettiamo una crocetta, cioè il nostro impulso, cioè ci mettiamo un 1. Ok, adesso dobbiamo andare avanti del periodo della questione, quindi il k deve andare avanti di quella che è la pulsazione 1. Scusa? Siamo avanti del periodo di 3, no? No, deve andare, perché allora aspetta, non ti faccio vedere. Il punto è che ma non riusciamo a finirlo questo. Sì, cioè adesso ti faccio vedere come funzionano i periodi qua. No, è che più che altro lo sto improvvisando e ci devo pensare per fare una cosa del genere. Cioè, questo è come sta andando. Allora, dov'è? Magari lo finisco dopo. Vedi, allora, Leonardo, questo è il nostro metronomo. Qua lui sta a 96, no? Ci sono due voci, la voce blu e la voce rossa. Stanno insieme a 96. Poi ci sono dei momenti in cui la voce blu accelera e la voce rossa rallenta, ok? E poi si ritrovano invece a 96. Poi, hai capito? Sì, sì. Questo è solo il tempo, è solo il tempo metronomico, ok? Ora la questione è che volevamo, per fare una costruzione ritmica qua sopra, bisogna darsi un'idea di come evolvono le pulsazioni, capisci? Perché qua la pulsazione andrà in un modo e qua in un altro, ma bisogna vedere se si ritrovano qui. Questa è la questione. Questa è l'idea di creare delle dissonanze ritmiche qui e farle risolvere, ok? Però per farla questa cosa bisogna calcolare bene come si muovono, che era quello che stavamo facendo. Ok? Però adesso è finita la nostra lezione e questa rimane appesa, lo riprenderemo la prossima volta. Comunque io cerco anche di completarlo, nel senso che così se venite in rete lo potete vedere, lo committo completato su Git. Ok? Va bene. Bene, ok, nel frattempo è diventato buio, qua non si vede più niente e non ci si vede. Bene, ragazzi. Mi dispiace che Leonardo non sia potuto essere con noi, le ragazze ce le siamo perse, si vede che siete troppo brutti e non vi vogliono più. Devo fare degli esami stupidissimi. Va bene. Un'ora al massimo, invece in fila ce ne hanno messe due. Ok, va bene. Recuperate le ragazze. Arrivederci. Arrivederci. Scusi ancora. Buonasera.